Oh, cari follower, buongiorno. Come promesso, un'altra diretta un po' così estemporanea, un'improvvisazione estiva l'ho intitolata. Sono in questo momento al Poetto. Lo riconoscete, immagino. Il Poetto è la spiaggia cittadina di Cagliari, quella è la cosiddetta Sella del Diavolo. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola là. Cioè quel promontorio molto caratteristico che rappresenta diciamo un po' un simbolo per Cagliari, perché appunto si riconosce molto bene e divide la parte, un pezzo di città rispetto a questa spiaggia cittadina che è bella lunga perché va fino a Quartu. E sono le 10:20 del mattino, c'è già un sole che apre la testa in due, questo ve lo garantisco. E ecco, devo trovare come al solito la giusta direzione di questo aggeggio stabilizzatore. Spero che il vento non vi disturbi più di tanto, perché entra il vento molto forte. Allora, il tema di oggi è un po' eccentrico, però è legato da un lato alla privacy, che è uno degli argomenti di cui io mi occupo normalmente, e dall'altro a una notizia di cronaca di questi ultimi giorni, prima di Ferragosto. La notizia è, allora, se guardate sotto la diretta trovate già tre link che vi ho messo come approfondimenti, ok? Quindi ci sono tre articoli che vi ho selezionato. Il primo, quello del Fatto Quotidiano, è relativo appunto a questa notizia secondo cui da fonti del Vaticano è emerso che alcuni sacerdoti in alcune chiese hanno battezzato delle persone utilizzando una formula che non è, diciamo, quella ufficiale, che parla in prima persona plurale e non in prima persona singolare, ovvero invece che il classico e approvato ufficiale "io ti battezzo", utilizzano il "noi ti battezziamo" per renderlo un po' più comunitario. Ho letto un po' questi articoli in cui appunto i sacerdoti utilizzano il "noi ti battezziamo" cercando di coinvolgere anche i padrini, i genitori, la comunità. Questa prassi, che da un lato può essere simpatica e originale, dall'altro però esce dalla liturgia, e quindi secondo questo ultimo comunicato del Vaticano non è approvata, e quindi non fornisce un battesimo ufficiale, il che significa che il battesimo fatto con quella formula non è valido. Da lì scaturiscono tutta una serie di conseguenze che sono sia dal punto di vista principalmente religioso, perché uno ci deve credere ovviamente sulla questione del battesimo, ma che si portano dietro una serie di scocciature anche ad esempio legate agli altri sacramenti, fra cui principalmente il matrimonio. E lì andiamo un po' su un campo che comincia a incrociare quello del diritto civile. Vuol dire che la persona battezzata con quella formula in realtà non è stata davvero battezzata ufficialmente, diciamo, per quanto riguarda gli effetti religiosi, e quindi tutti i sacramenti a seguire, e quindi tutti sostanzialmente, perché il battesimo si fa da appena nati, sono invalidi, fra cui la cresima, fra cui la comunione, fra cui le confessioni. Quindi in realtà anche se uno si è confessato non ha davvero rimesso i suoi peccati, non gli sono stati davvero rimessi i suoi peccati. E quindi se si è sposato in chiesa, anche il matrimonio di fronte a Dio non è valido. Rimane valido quello, diciamo, la parte civile del matrimonio religioso, perché alla fine del matrimonio, voi sapete, il prete assume anche una veste di pubblico ufficiale, di operatore dello stato civile, quindi il verbale che viene firmato dai testimoni e dagli sposi ha comunque una valenza civile, perché poi viene registrato in pubblici archivi. Però appunto, se uno ci crede, vuole essere anche sposato di fronte a Dio, dovrebbe rifare il matrimonio almeno in forma di cerimonia cristiana. Ed è divertente come cosa, perché da un lato cioè emerge come la pignoleria a volte, no, dei giuristi passa addirittura in secondo piano rispetto alla pignoleria della Chiesa, per cui appunto un "noi" fa invalidare tutto e a cascata tutti i sacramenti seguenti.
La connessione tra questo argomento e la privacy, però, l'ho scoperta leggendo articoli. Leggendo altri articoli, spero che davvero il vento non vi entri a disturbare, perché è davvero molto forte. Leggendo altri articoli connessi a questo argomento, e principalmente ho trovato, prima il secondo articolo che vi ho messo è un articolo che è di un sacerdote, di un teologo, che spiega perché è importante che il battesimo sia fatto con la formula io e non con la formula noi. A me sinceramente fa un po' sorridere, mi sembra davvero una pignolata da neanche da giurista, cioè noi giuristi siamo pignoli e ci attacchiamo alle parole, ma non a quel livello, perché qualunque giudice avrebbe sanato questa incongruenza risalendo, cioè cercando di costruire la vera volontà delle parti in questo caso, invece no, la formula lì è stata utilizzata, è stata quella non valida, e quindi il Vaticano, scusate, torna indietro, il Vaticano rende invalido il sacramento. Però qual è l'altra cosa interessante? E qua arriviamo al legame con la privacy. Il legame con la privacy è che il battesimo è il momento in cui il cristiano, il cattolico, viene ufficialmente registrato negli elenchi pubblici della Chiesa e quindi entra a far parte a tutti gli effetti della comunità cristiana. E questo incrocia la privacy, perché appunto ci sono dei documenti, l'atto di battesimo principalmente, l'atto di cresima, l'atto di matrimonio, in cui il cristiano viene, i suoi dati vengono raccolti, il cristiano, il cittadino viene elencato e registrato come cristiano, come persona che ha ricevuto certi tipi di sacramenti, e quindi questo ha anche un effetto dal punto di vista del diritto alla privacy in primo luogo. Perché? Perché succede che il battesimo viene fatto al bambino che non ha una grande possibilità di scelta. Se questo bambino, diventando adulto, scegliesse di non essere cristiano o di cambiare religione o di non voler essere religioso, quindi di diventare ateo, e quindi di non voler essere elencato e considerato figlio di nessuna confessione, di nessuna chiesa, ci si è posto il problema di come fare, cioè se era possibile chiedere alla Chiesa, alla gerarchia ecclesiastica, cattolica, di rimuovere questi nomi dall'elenco. E lì sono andato a rispolverare dei vecchi articoli che si trovano nel terzo link che vi ho messo sul sito dell'Unione Atei Italiana. Ovviamente è stata una battaglia che questa associazione di atei ha portato avanti, e si risale già di 20 anni fa, forse 21, perché era il 99, i quali proprio sfruttarono il piano privacy, ovvero si rivolsero a quello che all'epoca era il garante privacy, il nostro primo garante privacy, Stefano Rodotà, probabilmente il più illuminato dei garanti privacy che abbiamo avuto, e facendo proprio leva sulla quella che allora era la legge sulla privacy, la legge quella del 96, la 675 del 96, e la direttiva del 95, appunto fecero leva sul diritto alla privacy per costringere in un certo senso le parrocchie e le diocesi a cancellare i nomi. In realtà, ecco, la questione fu un po' diversa, cioè la cancellazione dagli elenchi dei battezzati e dei cresimati non comporta la vera, revoca dei sacramenti. Perché? Perché dal punto di vista del diritto canonico, quindi della Chiesa, un sacramento viene dato in nome di Dio e quindi non può essere più revocato. Quindi tu sei stato battezzato, sei stato cresimato, non puoi restituirlo questo sacramento. L'unica cosa che puoi fare è chiedere che venga annotata la tua volontà di non essere considerato parte di professione di quella comunità ecclesiastica. Questo è interessante. Se voi andate a leggere l'articolo che vi ho, il terzo link che vi ho messo negli approfondimenti, troverete tutta una spiegazione, riferimenti abbastanza rigorosi dal punto di vista giuridico, e anche un'immagine di come viene annotata questa volontà del cittadino di non essere considerato cattolico.
devono essere considerato parte della Chiesa Cattolica, quindi viene annotata a penna nell'atto di battesimo e questa formula. E nel caso in cui l'atto di battesimo non si riesca a reperire, perché a volte succede, perché magari qualcuno che è stato battezzato in piccole comunità di cui poi si sono persi gli archivi, oppure è stato battezzato all'estero, in tutte queste situazioni in cui l'atto di battesimo non si riesce a reperire, questa volontà viene annotata nell'atto di cresima, che invece è più facile reperire, perché la cresima si fa intorno agli 11, 12, 13 anni e quindi è più facile trovarne traccia. Però ecco, sì, questo fatto di cronaca di questi giorni appunto mi ha portato a studiare un risvolto del diritto alla privacy che non mi ero mai posto. L'avevo già sentito nominare, forse era stato il primo a spiegarmi questa cosa, il buon Andrea Rossetti, che saluto, che si occupa appunto di privacy all'Università Bicocca, dove io ho fatto il dottorato e con cui ho collaborato. Però ecco, non mi ero mai andato a leggere davvero gli articoli. Poi c'è tutta anche la parte delle conseguenze religiose che scaturiscono da questa richiesta di essere cancellati, e pare che in alcuni casi si riceva una lettera di scomunica. Questo è l'aspetto, diciamo, un po' divertente, nel senso che il Vaticano, nel momento in cui viene a sapere di questa tua intenzione di non fare più parte della comunità cristiana, ti manda una lettera in cui sostanzialmente ti avvisa delle conseguenze religiose che questo può comportare, il fatto che sostanzialmente per coloro che ci credono, fare questa richiesta e quindi chiedere di essere cancellati dalle liste della comunità comporta l'andare all'inferno, è un peccato molto molto grave, e quindi ti avvisano di ripensarci. Se tu confermi questa volontà, ti viene comunicata da un lato la conferma di essere stato rimosso, e dall'altro è una sorta di atto di scomunica, cioè ti viene comunicato, come dire, il fatto che non sei più gradito come membro della comunità, e quindi non potrai fare più nulla nulla di legato alle attività tipiche del cristiano, quindi non potrai essere testimone di tuoi amici che fanno il matrimonio in chiesa, non potrai essere padrino o madrina di bambini che vengono battezzati o che vengono cresimati, e via dicendo. È chiaro che se uno fa una richiesta di questo tipo è perché è ateo, è diventato ateo, oppure ha cambiato religione, quindi non credo che questo tipo di avviso possa più di tanto spaventare, ecco. Però è interessante tutto l'aspetto che, diciamo, tutta la strafila di procedure che si è dovuto attivare. Se andate a leggere l'articolo dell'Unione Atei scoprirete che non fu una battaglia facile, perché ovviamente ci fu resistenza da parte delle gerarchie ecclesiastiche dell'epoca, delle parrocchie, delle diocesi, le quali opponevano vari, possiamo dire, come dire, adempimenti forse inutili per poter accedere ai documenti, per poter chiedere l'annotazione e la cancellazione dalle liste. E fu così che appunto all'epoca si dovette passare dal garante privacy, e poi anche si passò da un giudice ordinario per sostanzialmente ottenere un obbligo di fare, cioè chiedere che effettivamente le parrocchie, le diocesi fossero costrette da un lato a farvi accedere ai vostri documenti senza aggiungere particolari e inutili adempimenti, e dall'altro fossero obbligate ad annotare la vostra volontà e in alcuni casi a cancellare il vostro nome da alcuni elenchi. Va bene, lo lancio come spunto. Adesso ho finito il mio giro, la mia passeggiata qua al Poetto, e mi dedico a qualche ora di sport, cioè di nuoto in mare, e spero che sia stata una chiacchierata interessante, che per qualcuno di voi ci possa essere occasione per approfondire e leggere gli articoli che vi ho lanciato. Non c'è ovviamente nessun intento antireligioso, nel senso, vabbè, io ho la mia idea su questi temi, però non è solamente uno spunto di approfondimento che è nato da questa curiosità, da questa notizia sulla forma del battesimo che mi ha generato un po' di approfondimento, mi ha generato un po' di ricerche su internet, e volevo condividerle con voi. Quindi vi saluto, grazie alle persone che hanno seguito questa diretta, vi invito a fare condividi, nel senso che poi questo video rimane, no? Le dirette rimangono online, e quindi se
qualcuno di voi ha apprezzato e vuole condividermi, fa una cortesia, perché pian piano viene diffusa anche ad altri. Giusto per qualche annotazione personale, questi giorni sono ancora qua in zona Cagliari, poi mi sposterò in un'altra parte della Sardegna, vi aggiornerò dopo. Ieri ero, ho fatto sostanzialmente una gita di un giorno e mezzo, come avrete visto dal post di ieri, a Carloforte, un'isola davvero, davvero interessante, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Cioè, il borgo è molto carino, ma secondo me la parte più interessante è proprio l'aspetto naturalistico, le spiagge, la geologia, le rocce particolari, le insenature, veramente molto molto brada e molto molto bella. È caldo bestiale, però essendo una piccola isoletta c'è ventilazione costante, quindi si riusciva a sopravvivere. E però la cosa, diciamo, che fa ridere è che io, che sono lodigiano di origine e ho vissuto a Pavia in questi ultimi anni, però comunque vengo dal punto nevralgico dell'epidemia, probabilmente dal punto nevralgico europeo, da dove è partito tutto, mi sono trovato a Carloforte, cioè in un'isoletta che è a sua volta parte di un'isola maggiore, a scontrarmi con un focolaio di Covid, nel senso che nei giorni appena precedenti al mio arrivo a Carloforte, all'isola di San Pietro, era stato trovato a causa di una festa privata, se non ricordo male, o di una festa in discoteca, qualche ragazzo contagiato, e quindi si è generata la classica catena a cascata di tamponi di persone che hanno segnalato di essere state a questa festa, e quindi c'è stato un po' questo un attimo di diciamo paura, cioè di preoccupazione, possiamo dire, per la nascita di questo focolaio che in un'isoletta che fino a quel momento non era stata minimamente toccata dal Covid ha creato un attimo di, appunto, di ansia, di disorientamento. L'ansia da parte mia non era quella di prendere la malattia, perché in effetti devo dire tutti sono stati molto bravi a Carloforte, con la mascherina, con i liquidi disinfettanti, con le distanze, quindi assolutamente bravissimi. Vedo da parte degli italiani in tutti i posti in cui sto andando assoluta attenzione, e quindi diciamolo. Però la mia paura era quella di rimanere bloccati sull'isola, essendo una piccola isoletta, qualora la questione dei contagi fosse sfuggita di mano, la mia paura era di rimanere bloccato sull'isola, visto che invece i miei programmi erano vagamente diversi, era un po' un problema, anche perché se poi scatta la quarantena devi stare 14 giorni, non è proprio una passeggiata. Va bene, basta, con questo ultimo commento vi saluto, sono arrivato alla cosiddetta marina di Cagliari, molto bello. E vi faccio vedere il mare, e con il mare alle mie spalle direi che vi posso salutare. Vediamo dov'è. Non sconnettetevi, vedo che si stanno già sconnettendo. Rimanete con me e vi faccio vedere la parte più bella. Eccola. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima, credo che per Ferragosto vi intratterrò con altre cose divertenti. Ciao ciao, e condividete il video, grazie.